sanità al centro dei pensieri del PD calabrese, ansioso di chiudere il capitolo commissariamento, ma sia dal Partito Nazionale che dal governo i segnali non sono buoni. Sono 330.000 i giovani calabresi che non lavorano, di questi 130.000 che non studiano e non cercano occupazione. La situazione è esplosiva. Il direttore generale del Dipartimento Lavoro, De Marco, traccia il bilancio anche dell'esperienza Garanzia Giovani. Eugenio Facciolla, il nuovo procuratore del Tribunale di Castrovillari. Nel corso della cerimonia di insediamento, il magistrato ha detto di lavorare per accelerare i tempi dei processi e chiesto la collaborazione degli avvocati. Da Città della Cultura, che ha dato i Natali a Mattia Preti, a Città della Scienza, Taverna, nella presidia catanzarese, realizzerà il progetto con fondi PISL, l'investimento di 5 milioni di euro. Inaugurato a Rende, nel Cosentino, il centro polifunzionale dell'Unione Cechi, fiore all'occhiello del territorio, al taglio del nastro presente il governatore Mario Liverio. Il Catanzaro di Erra comincia a carburare, arriva il successo esterno a Rieti contro la Lupa. Il Cosenza domani a Lecce, Roselli, ce la giochiamo, ma ci vorrà grande attenzione. Buonasera dal TG Ten. Prima di iniziare il nostro telegiornale è necessario, indispensabile rivolgere un pensiero a quanto è successo a Parigi, in Francia, ai francesi, ai nostri connazionali che sono residenti o si trovavano ieri sera, si trovano in queste ore a Parigi. È inevitabile, indispensabile parlare anche delle reazioni, delle paure, dei timori dei calabresi, dei nazionali, degli italiani e anche di quanto è stato fatto e quanto sarà fatto in queste ore per esprimere solidarietà al popolo francese che è stato coinvolto da questa tragedia. A Cosenza assemblee in molte scuole, oggi a Reggio Calabria 5.000 studenti sono rimasti in silenzio, ore di dolore. E c'è una dichiarazione anche da parte del Presidente della Regione Oliverio che dice ciò che è avvenuto a Parigi rappresenta una vera e propria dichiarazione di guerra contro l'umanità, lo ha detto appunto Mario Oliverio che ha disposto in segno di partecipazione al lutto per quanto è accaduto lo spegnimento delle luci della cittadella, la struttura di recente realizzazione di cui a Catanzaro sono concentrati gli uffici della Regione. A questa dichiarazione di guerra, dice Oliverio, bisogna rispondere con una grande mobilitazione di massa e con misure che a livello internazionale bisogna assumere in diverse direzioni per sconfiggere il terrorismo e bonificare il terreno sul quale allignano il fanatismo e la violenza suicida per affermare i valori della vita, della libertà e del rispetto delle persone. Parliamo adesso della sanità. Negli argomenti del nostro telegiornale, la Leopolda sulla sanità organizzata dal PD a Catanzaro per mettere a fuoco le proposte concrete su come rilanciare un comparto che continua a segnare il passo. Tra le istanze anche quella della fine del commissariamento, ma a gelare le aspettative il responsabile nazionale del partito Gelli, che secondo il quale i dati fanno prevedere che il commissariamento sarà ancora molto lungo. Meno drastico invece il sottosegretario De Vito, ma sentiamo Marisa Fallico. Oltre che una ricognizione a tutto campo sulle tematiche più scottanti, sulle criticità, la Leopolda sulla sanità voluta dal PD calabrese a Catanzaro doveva essere l'occasione per mettere nero su bianco le proposte del partito da ratificare nell'assemblea regionale di fine novembre, ma anche e soprattutto per chiedere ancora una volta ufficialmente la fine del commissariamento. Ma a gelare questa aspettativa avanzata in apertura dei lavori dal segretario del PD di Catanzaro, Enzo Bruno, il responsabile nazionale sanità del PD Federico Gelli, che ha detto a chiare lettere che il commissariamento in Calabria non può essere interrotto. Addirittura le condizioni in cui versa ancora il comparto necessitano di un lungo commissariamento. I livelli essenziali di assistenza non sono garantiti, c'è un disavanzo di oltre 65 milioni di euro. Non è che la politica può decidere a giorni alterni, ha detto Gelli, a decidere sono gli indicatori. La situazione in cui si trova questa regione è frutto delle inefficienze di anni della politica, del precedente commissario. Non si possono imputare a scura tutte le responsabilità, visto che è in carica da pochi mesi. Non a caso Gelli è considerato uno dei maggiori sponsor di scura. Parole pesanti come macigni, che non rasserenano certo il clima di conflittualità tra governo regionale e ufficio del commissario. Più conciliante e ottimista il sottosegretario alla salute Vito De Filippo. Sono tante le regioni che hanno avuto questa condizione, molte di queste
stanno uscendo da questo meccanismo che è sicuramente un meccanismo di rigidità nel governo anche delle questioni sanitarie. Confido che questo sarà possibile anche per la Calabria, perché ci sono anche segnali positivi in termini finanziari. C'è sicuramente un dibattito molto duro anche su questo territorio, ma confido che la iniziativa nei prossimi mesi e nei prossimi anni potrà essere favorevole e potrà determinare esattamente l'effetto di uscita dal commissariamento. Disoccupazione giovanile, la piaga della nostra regione, situazione che diventa esplosiva, a denunciarlo il direttore del Dipartimento della Regione Calabria. I numeri dell'emergenza dicono 330.000 ragazzi senza lavoro. Vediamo. In Calabria vivono 200.000 disoccupati e 130.000 giovani che non studiano e non lavorano. I dati sono preoccupanti e rispecchiano la fragilità del tessuto socio-economico. La fuga di cervelli quindi è quasi inevitabile, ma in tema di politiche per l'occupazione la regione possiede strumenti molto importanti. La sfida più importante però è riuscire a creare sinergie stabili tra tutti gli enti in grado di favorire la crescita economica attraverso interventi che contemporaneamente supportino il mondo imprenditoriale e la formazione dei giovani. La Regione Calabria sta mettendo in piedi una grossa iniziativa che è il Piano Regionale per il Lavoro, che verrà approvato entro giugno del 2016 per l'utilizzo efficace delle risorse comunitarie, ma ha già messo in campo due strumenti fondamentali: Garanzia Giovani, che è questo grande programma a livello europeo per avvicinare i giovani al mercato del lavoro, ivi compreso il programma fisso che è rivolto alle università e alle scuole superiori. Ha messo in campo FUOC, il Fondo Unico per l'Occupazione e la Crescita, che dà delle opportunità ai giovani di creare impresa, di avere delle opportunità di lavoro. In un quadro piuttosto desolante, il più recente dato confortante è rappresentato dai 383 ragazzi che hanno sottoscritto contratti a tempo indeterminato dopo aver svolto tirocini formativi nelle imprese. Si tratta di giovani preventivamente profilati attraverso i centri per l'impiego, effetti prodotti da Garanzia Giovani, uno strumento dal quale ci si aspetta comunque molto di più. Abbiamo messo in piedi un'iniziativa ampia che stiamo sostenendo anche finanziariamente col Fondo Sociale Europeo e che vedrà un investimento di quasi 100 milioni di euro per la programmazione 2014-2020, ma siamo convinti che questa battaglia per il lavoro in Calabria si vince solo se ci mettiamo insieme. Una procura aperta, attenta alle istanze di giustizia e di sicurezza dei cittadini in un territorio complesso e profondamente infiltrato dalla criminalità organizzata. È quella che vuole il neo procuratore di Castrovilla, Eugenio Facciolla, che si è insediato ufficialmente alla presenza dei vertici della Procura Generale, della Corte d'Appello di Catanzaro, dei colleghi, dei rappresentanti delle istituzioni locali. Ma sentiamo Marisa Fallico. Con la posizione della firma sul decreto di nomina letto dalla presidente del Tribunale di Castrovilla di Caterina Chiaravalloti, Eugenio Facciolla, uno dei più apprezzati ed esperti magistrati cosentini, ha assunto la guida della Procura del Pollino. 52 anni da 22 in magistratura, alle spalle una lunga esperienza maturata sul campo. In qualità di sostituto procuratore della DDA di Catanzaro ha vergato importanti inchieste e processi, su tutti il maxi processo Garden, così come alla Procura di Paola, ricordiamo le clamorose indagini sull'istituto Papa Giovanni XXIII. Poi negli ultimi anni ha lavorato alla Procura Generale di Catanzaro e ha retto temporaneamente la Procura di Rossano fino all'accorpamento con Castrovillari. Alla cerimonia di insediamento il procuratore generale Raffaele Mazzotta, che ha rimarcato la stima nei confronti di Facciolla, il presidente della Corte d'Appello Domenico Introcaso e il consigliere del CSM Massimo Forciniti, nonché le autorità civili e militari. Il neo procuratore, nell'assumere l'incarico, ha tracciato quali saranno le traiettorie su cui muoverà la sua azione, consapevole della complessità e vastità del territorio. Prioritaria per me è la sicurezza, che deve essere assoluta per i cittadini, attraverso la presenza visibile della Procura della Repubblica e delle forze di polizia. E nel ringraziare i sostituti e le forze dell'ordine desidero sin d'ora sensibilizzarli a ricercare incessantemente le notizie di reato e ad approfondire le indagini in ogni possibile sfumatura e direzione, al fine di individuare e perseguire reati identificando i responsabili e riaffermare così il senso dello Stato in un territorio oppresso e mortificato dal radicamento della criminalità mafiosa e da altrettanto aggressive forme diffuse di illegalità. Anche alla stampa ha chiesto senso di responsabilità nel pieno rispetto delle prerogative. Dai giornalisti mi aspetto collaborazione attraverso un'informazione corretta piuttosto che processi sommari.
Adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Di circa 10.000 euro in contanti, il bottino di una rapina messa a segno in un noto supermercato di Vibo Valentia. Ad agire, stando alle prime ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine, un comando armato composto da 4 uomini a volto coperto, entrati in azione subito dopo la chiusura dell'esercizio commerciale. L'azione è durata pochi minuti e i malviventi si sono subito dileguati. Sull'episodio indagano polizie e carabinieri che stanno analizzando i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza e i militari della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di confisca di beni per circa 6,5 milioni di euro emesso dal Tribunale di Cosenza nei confronti di alcuni esponenti di vertice della Cosca Serpa di Paola. Tra i beni confiscati, diversi immobili che si trovano proprio a Paola, società operanti nella gestione di strutture turistiche nel settore dell'impiantistica termoidraulica, moto e auto anche di grossa cilindrata. Arrestato a Bovalino un 65enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I carabinieri della stazione di San Luca, unitamente ai militari dello squadrone eliportato carabinieri cacciatori, hanno eseguito una perquisizione in un ovile di proprietà dell'uomo, dove è stato rinvenuto, occultato sotto una balla di fieno, un involucro di celofan contenente circa 100 grammi di cocaina. I carabinieri della stazione di San Sosti, nel Cosentino, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di furto aggravato. I militari dell'arma, insospettiti da un'autovettura priva di targhe, hanno intimato l'ALT. Due degli occupanti si sono dati alla fuga nelle campagne circostanti, mentre il conducente, originario di Corigliano, è stato bloccato. Nella città di Mattia Preti, a Taverna, in provincia di Catanzaro, sorgerà la città della scienza, il progetto finanziato con i fondi PISL, presentato nel corso di una conferenza stampa. Vediamo. 5 milioni di euro per il parco tematico che sorgerà a Taverna nel Catanzarese, presentato in conferenza stampa il progetto La città delle scienze ambientali, FATA, il villaggio degli elementi, il finanziamento nell'ambito del progetto integrato di sviluppo locale. All'incontro con i giornalisti anche il presidente della provincia Enzo Bruno, l'ente capofila dell'intervento in cui sono coinvolti 27 comuni. Attività assolutamente di educazione ambientale, ma attività anche ludica e attività ad alto spessore culturale. Città della scienza, FATA, significa fare leva sugli elementi, fuoco, aria, terra, acqua, gli elementi della natura. La città della scienza, attraverso una serie di padiglioni organizzati, accoglierà proprio questi temi, sviluppando ogni padiglione una tematica. Le difficoltà sono state notevoli, l'iter burocratico è stato abbastanza appesantito, però poi alla fine siamo riusciti ad avviare ai lavori, e questo importante progetto si inserisce all'interno di una cornice, qual è la città di Taverna, che oltre al ricco patrimonio ambientale offre anche un ricco patrimonio culturale. Inaugurato a Rende il centro polifunzionale dell'Unione Ciechi, vero fiore all'occhiello del Cosentino, sentiamo. Inaugurato a Rende il nuovo centro polifunzionale della sezione cosentina dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Io penso che abbiamo racchiuso le eccellenze per quanto riguarda l'orientamento, la mobilità, l'accessibilità. Abbiamo cercato di fare con le nostre forze quello che è possibile, dobbiamo crescere ancora di più, però all'interno ci sono delle piccole attenzioni che danno la possibilità ai ciechi calabresi e non di potersi muovere nella piena autonomia. Questo è un messaggio che vogliamo portare all'esterno, cerchiamo di portarlo nel modo migliore. È una bella soddisfazione per Cosenza, per la Calabria, per il Sud. Noi vogliamo fare di questo centro un punto di eccellenza nazionale. Credo che sarà importante per tutti i ciechi e gli ipovedenti di questi territori, ma non solo, ed è un'ulteriore dimostrazione di come l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti è al servizio del cittadino. La moderna struttura, che si trova in via Louis Braille, è stata completata ancora solo in parte. Questo è il primo blocco che noi stiamo realizzando, alle nostre spalle ci sarà tutta un'altra parte con le piscine oppure con le sale
ricreative, c'è la casa di riposo del Dopo di Noi che cercheremo di realizzare nei prossimi anni, però ci vuole uno sforzo enorme per poterlo realizzare. Però con l'aiuto degli amici che sono qui al tavolo questa sera pensiamo proprio di raggiungere questo obiettivo nei prossimi anni. Attenti alle truffe, Rossella Pellegrini Serra, presidente del Comitato Calabria dell'AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, ha diffuso un comunicato in cui afferma che una persona, il cui nominativo è stato segnalato alle forze dell'ordine, sul quale sono attualmente in corso gli accertamenti di rito, ha illegittimamente utilizzato il nome dell'associazione e anche l'identità stessa della sua presidente regionale al fine di realizzare una raccolta fondi porta a porta in danno dei malcapitati donanti e in gravissimo pregiudizio per l'immagine e il prestigio della stessa associazione. L'AIRC coglie l'occasione per comunicare che l'associazione non effettua raccolte fondi presentandosi alle porte dei cittadini, bensì attraverso manifestazioni nazionali, locali, programmate e pubblicizzate, oltre ai versamenti spontanei presso la sede istituzionale. Quindi diffidate della gente che bussa alle vostre porte per chiedere soldi per le associazioni più importanti. Andiamo a vivo, inaugurata Piazza Schiavone, vediamo. Gesti che segnano un punto fermo nella memoria per ricordare che ha saputo lasciare un segno negli altri attraverso il suo operato. Questo è il senso di quanto celebrato a Vibo Valina con la cerimonia dell'intitolazione della piazza davanti alla stazione ad Antonio Schiavone. Il professore Tonino Schiavone, così come tutti lo chiamavano, è stato per Vibo Valina e per le Marinate un importante punto di riferimento soprattutto per le sue riconosciute qualità umane e per la sua totale disponibilità ad aiutare deboli e bisognosi. Da sempre impegnato nel sociale, fondatore del circolo culturale Agatocle della polisportiva Vibo Marina, vicepresidente dell'ospedale Iazzolino, più volte consigliere ed assessore comunale. Sono stati in tanti a voler essere presenti a questa cerimonia insieme alla famiglia per ricordare una persona che ha dato tanto alla comunità. Oggi purtroppo di esempi come Tonino Schiavone sono pochissimi, sono rari. Tonino Schiavone diceva sempre, era un suo motto, se potete aiutate, non guardate mai assolutamente né tessere politiche né se avete 10.000 lire in tasca dividetele con gli altri. Era questo Tonino Schiavone. Ho vissuto con lui davvero dei periodi molto ma molto intensi che si sono basati esclusivamente sulla lealtà. Cosa rappresenta un'iniziativa del genere per la famiglia Schiavone? Sicuramente un grande riconoscimento alla memoria di mio padre, che posso ricordare ovviamente come genitore per i suoi valori, soprattutto per l'affetto e il grande amore che aveva sia per noi che per questa località. E dunque ha un significato forte proprio perché da questa piazza, la piazza della stazione, che parte la sua idea e la sua poi volontà di vivere con gli amici, con la sua comunità e profondere tutta la sua passione nelle attività che sono poi state portate avanti da lui per tutta la comunità. Ci colpisce e c'è anche un po' sorpreso questo affetto, questa grande manifestazione che in realtà parte dai cittadini, cioè dai suoi amici, quindi vuol dire che ha lasciato un grande significato. Per noi era ovviamente scontato come familiari, non immaginavamo che ancora a distanza di così tanto tempo potesse essere ricordato. Lo sport, il calcio, domani in campo il Crotone a Lanciano per difendere o migliorare la propria posizione in classifica in cadetteria. In questa settimana abbiamo visto impegnati i giocatori del Crotone sulla spiaggia della città pitagorica per allenarsi, prepararsi al meglio per questa sfida. La Lega Pro si divide, quella calabrese, fra oggi e domani. Oggi c'è in campo il Catanzaro che ha vinto la prima gara in trasferta. Si sentono gli effetti della cura Erra e anche Giampà sembra ringalluzzito dopo l'arrivo del nuovo allenatore. Vediamo. Il blitz allo scopigno di Rieti era nell'aria per il Catanzaro. Dopo il successo con il Lecce contro una Lupa in difficoltà, i giallorossi di Erra avevano avvertito la possibilità di approfittare della chance per cogliere il successo esterno. E così è stato, nonostante l'approccio alla gara molto aggressivo da Lupa Castelli. L'estremo difensore giallorosso Grandi è stato chiamato subito in causa per sbrogliare una situazione pericolosa e la squadra di casa nei minuti iniziali ha dato il massimo per fare della parentesi Cioci-Tamburelli un'esperienza positiva prima che la squadra venga affidata al nuovo allenatore. La maggiore lucidità del Catanzaro ha fatto la differenza. Al primo affondo gli ospiti hanno trovato il vantaggio sul calcio di punizione velenoso di Agnello, sfruttato al meglio da Giampà, al secondo centro in due gare. Perfetto l'inserimento sul secondo palo, così come la deviazione di testa che ha battuto Gobbosecco.
Poi ancora occasioni per i giallorossi con Agnello, al rientro dalla squalifica è tra i migliori, vicino al raddoppio in due circostanze. Per la Lupa tanta pressione e i dubbi per l'intervento su Siclari, che al 43esimo ha fatto gridare al rigore. Nella ripresa ancora una recriminazione da parte dei padroni di casa, ma stavolta probabilmente infondata. Una fase favorevole a Catanzaro, che con Agodirin e Razzitti ha messo in difficoltà Gobbosecco, e poi il gol annullato a Razzitti per un presunto fallo di mano. Nel finale gli ultimi assalti disperati quanto disordinati da Lupa Castelli, incapace di concretizzare anche le occasioni più clamorose, e la felicità dei giocatori di Erra, che in due gare hanno raccolto ben 6 punti. Il primo round se l'è aggiudicato il Lecce, quello in Coppa Italia mercoledì, con un Cosenza imbottito di giovani e un Lecce con le seconde linee che comunque sono giocatori di grande esperienza. Ma adesso è tutta un'altra storia, si va al Via del Mare, si giocherà contro un Lecce con le prime linee, con qualche acciacco per il Cosenza di troppo, ma dice Roselli, ce la giochiamo fino in fondo, come al solito, non ci sono timori, ma ci deve essere grande attenzione. Anna Franchino. Lecce Cosenza ha il sapore di una sfida d'altri tempi, anche se evidentemente non la pensano così i tifosi salentini, atteso che il numero di tagliandi venduti ad oggi è davvero molto basso. Sarà per la sconfitta subita domenica scorsa ad opera del Catanzaro o per la classifica non proprio entusiasmante, intanto però la formazione di Braia è riuscita ad accedere al turno successivo della Coppa Italia di Lega Pro, eliminando proprio il Cosenza al Marulla. I rossoblù per la sfida allo stadio Via del Mare dovranno fare a meno ancora del capitano Caccetta e di Blondè, che ha un fastidio al piede. Al suo posto giocherà Pinna, dubbi anche sulla mantia, mentre Vutov compare tra i convocati ma non verrà impiegato. Almeno da quello che ho visto mi sembra che Blondè non ci sia e la mantia sia... speriamo che insomma, possa fare una parte. Vutov è come se non ci fosse, perché... ha detto che è stanchissimo, d'altronde ha fatto allenamenti addirittura 2 partite. Sull'avversario il mister non ha dubbi, è una delle formazioni più attrezzate del campionato, ma dei cali di tensione che il Cosenza potrebbe sfruttare per riuscire a strappar via punti importanti. Sinceramente il Lecce, che stranamente a questo punto del campionato è dietro di noi, ha un risultato solo, sinceramente, se no poi voglio dire, non tanto per il Cosenza quanto per la Casertana, che è una partita abbastanza normale in casa, poi si allungano però queste cose qui, non è mai semplice rincorrere, no? E dunque è normale che Lecce un po' di pressione dal punto di vista di vincere per forza ce l'ha. Certo, se noi pensiamo, andiamo a Lecce pensando questo, abbiamo già perso. Noi possiamo andare a Lecce soltanto veramente cercando di sbagliare il meno possibile, perché loro già fanno qualcosa di loro, di eclatante, i calci piazzati di sullo Scardelli, la fisicità di 4 o 5 giocatori su 1,90, calciano benissimo, in mezzo al campo hanno 2 giocatori che hanno giocato in Serie A, uno ha addirittura 28 presenze l'anno scorso, De Feudis e Papini, hanno tutti questi giocatori che se giocano con un po' di libertà andremo in difficoltà, veramente dobbiamo essere molto bravi, ma noi abbiamo le nostre armi, l'importante è giocarsi alla fine, poi come al solito il risultato vedremo quello che viene fuori. Adesso la musica, o meglio le parole di Peppino Di Capri, intercettato a Catanzaro, al Politeama, sono quasi 60 anni di carriera, sentiamolo. Essere oggi a Catanzaro nel Museo del Rock, che impressione è? Ma noi che abbiamo vissuto questa generazione, quindi è un tuffo nel passato che fa sempre bene. È bene che i ragazzi di oggi conoscano queste cose, che seguano, che si interessino. Questa è una bellissima idea da trasmettere ai posteri e non dimenticare questo periodo meraviglioso di musica che abbiamo attraversato. Siamo stati fortunatissimi. Io odio lanciare le nuove canzoni. Le canzoni ogni tanto se ne mette una recente, cioè, però la gente viene per sentire i tuoi successi classici, eccetera, quindi non voglio né deludere, cercherò di mediare al punto giusto. Adesso parliamo invece di una manifestazione che si svolgerà domani a partire dalle 9.30, una gara podistica in memoria di Marco Rendace, un bambino che è scomparso prematuramente per una forma di leucemia. I genitori, i familiari, gli amici hanno deciso di organizzare degli eventi per aiutare il reparto di pediatria di Cosenza ad avere un macchinario importante che aiuterà la qualità delle cure per altri bambini. Sentiamo. A Marco piaceva giocare a calcio.
Chi lo ha visto in campo aveva riconosciuto in lui il talento e l'entusiasmo che servono per imparare ad essere un calciatore. Ma 8 anni forse sono pochi per avere certezze. Di sicuro troppo pochi per essere costretti a lasciare il campo e farsi portare via da una malattia. A Marco Rendace sono dedicate una serie di iniziative organizzate dai genitori, dai familiari e dai tanti amici che tramite lo sport produrranno effetti concreti per il reparto di pediatria dell'Annunziata di Cosenza. La prima si è svolta nel centro sportivo Real Cosenza e si sono gettate le basi. Domani il primo raduno podistico offrirà l'occasione di raggiungere l'obiettivo. È una manifestazione podistica per far sì che tutti i soldi che verranno... tutte le donazioni che verranno effettuate andranno alla pediatria di Cosenza per l'acquisto di un macchinario che serve per alleviare le sofferenze dei bambini. È aperto a tutti facendo sì che ognuno possa partecipare di modo che si raccolgano più fondi possibili. Sabato scorso 11 bambini hanno portato sul prato del San Vito il manifesto promozionale dell'evento pensato per dotare il reparto di pediatria di un'apparecchiatura che permetterà un miglioramento della qualità delle cure per i piccoli pazienti. Nell'organizzare una manifestazione in ricordo di Marco abbiamo deciso di raccogliere questi fondi con lo scopo proprio di dare un aiuto al reparto di pediatria, appunto con l'acquisto di una macchina. Si tratta di un rilevatore di vene che ha appunto lo scopo di fare in modo che con una sola puntura si riesca a fare un prelievo in tempi veloci, anche perché soprattutto il reparto è frequentato dai bambini molto piccoli, si va da un mese di vita fino ai 18 anni. Ricordo raduno previsto dunque alle 8.30 per gli atleti, la partenza alle 10.30 da Piazza dei Bruzzi con due iniziative, una riservata agli sportivi e l'altra agli amatori. E adesso andiamo a Reggio per la presentazione di un libro, un romanzo politico. Ma nel cuore nessuna croce manca, è il mio cuore il paese più straziato. Scriveva così Ungaretti in San Martino del Carso e questi versi hanno dato l'ispirazione ad Angelo Mellone, giornalista, scrittore e dirigente di Rai 1, per ricavare il titolo del suo nuovo romanzo politico. Nessuna croce manca racconta di una Taranto anni 80 e di 4 ragazzi che scoprono la politica a destra. Tra i liceali si scorge anche un accenno autobiografico dell'autore e al netto di giudizi anche il percorso intellettuale è simile. Responsabile dei progetti innovativi per la Rai, docente alla LUISS, autore di saggi e opere teatrali, a 20 anni Mellone era come il suo Morrone, precario e dottorando, e 20 anni dopo l'uno può rispecchiarsi nel successo dell'altro e probabilmente anche nella stessa disillusione. In ogni conferenza in cui vado presentando il romanzo spesso capita questa domanda, no? Sul rapporto tra politica e disillusione, politica e corruzione. L'astensione è una maniera legittima di protestare o di semplicemente disinteressarsi di quello che succede, ma non è la maniera migliore per protestare. Perché quello che dico spesso anche ai ragazzi, se voi non andate a votare, se non vi impegnate in politica, non è che non ci saranno sindaci, presidenti di provincia, presidenti di regione, deputati, ci saranno comunque, ma non li avrete eletti voi, non li potete neanche controllare. Quindi l'impegno politico è un po' come il vecchio servizio militare, bisognerebbe farlo per un periodo della vita quasi obbligatoriamente, anche come formazione personale, credo. Divino Jazz si avvia alla conclusione, sentiamo. Coi volti scuri, scuri, proiettiamo ombre lunghe sui muri. Il Divino Jazz di Altomonte prosegue con successo tra musica, gastronomia e cultura. Ieri la presentazione del volume scritto da Ernesto Funaro, La politica di coesione. È un principio fondante della costruzione della comunità europea prima e della Unione Europea oggi. Se vogliamo, è il principio fondatore, quindi attraverso il quale popoli diversi si sono messi assieme per costruire una realtà sovranazionale che è quella nella quale noi ci troviamo. La presentazione del libro è stata l'occasione per parlare dello sviluppo del territorio, tema che sarà toccato anche oggi. Avremo il dottore Falcone, che è un esperto conosciuto da tutti sui fondi europei, con cui continueremo il discorso dell'utilizzo dei fondi europei, tentando di lanciare anche d'Altomonte il messaggio della necessità di aggregare il territorio per poter progettare insieme ipotesi di sviluppo, altrimenti difficilmente perseguibili dalle singole comunità, dai singoli comuni. Per quanto riguarda lo spettacolo, questa sera l'atteso concerto di Karima, ma in programma oggi e domani c'è tanto altro.
parleremo di resistenze gastronomiche, parleremo di quanto il cibo e quanto il piacere della convivialità, ma legata chiaramente anche a uno sviluppo economico, perché c'è un momento anche di approfondimento per quello che riguarda la possibilità di costruire reti per fare sviluppo sostenibile. Abbiamo fatto anche un incontro sulle resistenze teatrali, cercando di creare rete sul teatro amatoriale con la FITA e la UILT, che sono due realtà che raccolgono il teatro amatoriale del territorio, e per questo probabilmente il Divino Jazz è divino in tutti i sensi, divino per la musica, per la cultura, e divino soprattutto per il piacere di stare insieme con le persone per costruire un futuro migliore. TG che finisce qui, appuntamento nelle prossime edizioni con l'informazione. Vi auguro una buona serata, arrivederci.